Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza. Nonostante le concomitanze, lo sciopero dei treni, i casini, però ce l'abbiamo fatta. E grazie soprattutto ai nostri due graditi ospiti che hanno accettato di aiutarci nel percorso che vogliamo fare stasera per cercare di capire una delle questioni che angustiano la coscienza di tutto il mondo in questo momento e certamente anche la nostra. Presento, intanto il benvenuto è ovviamente a nome del Circolo della Bussola che organizza questo evento, poi magari Marco, visto che non c'è il Presidente, dirà due parole dopo. E quello che facciamo è cercare di offrire degli spunti per fare delle riflessioni, per come dire, provocare, gettare dei semi e provocare qualche riflessione, qualche approfondimento su temi vari. Per l'ultimo incontro qualcuno di voi era presente, era su aspetti artistici per esempio. Stasera parliamo dell'attualità, altre volte abbiamo parlato di storia, abbiamo fatto un incontro molto bello sul genocidio degli armeni, quindi cerchiamo di approfondire vari campi e di offrire degli spunti di riflessione a tutti, ai nostri amici, a chi vuole. Gli ospiti di stasera, allora comincio da Marta, ovviamente le signore sempre per prime. Marta Ottaviani, una collega, una cara amica, una collega, è una freelance, però lavora sostanzialmente per Avvenire, principalmente, ma anche per La Stampa, giusto? EQN, quotidiano nazionale, cioè per noi Il Giorno. E poi è, oltre a scrivere sui quotidiani, è anche scrittrice, ha scritto questo libro, Brigate Russe, che è anche fuori in vendita ed è veramente un libro illuminante, poi ne parliamo, perché apre degli scenari per certi versi anche molto inquietanti sulla cosiddetta guerra non lineare. Poi ci spiegherà Marta bene di cosa si tratta. Lei ha vissuto molto in Turchia, in particolare a Istanbul, conosce perfettamente il turco, conosce la cultura e la lingua turca, ma è stata anche a Mosca e sta imparando anche il russo e quindi è una testimone diretta, perché negli ultimi anni ha passato diversi periodi in Russia e quindi conosce dall'interno anche la situazione. Stefano Caprio, come faccio a descrivere? Stefano Caprio era mio compagno di scuola e quindi ci conosciamo da qualche decina di anni abbondante, e ha avuto anche l'avventura di sposarmi, quindi è stato due anni il seminario sarà. E ha fatto il seminario qui quando c'era il seminario a pochi passi da qua, quindi per lui è un ritorno, è un spero gradito, penso gradito. Lo Stefano è diventato prete al Russicum, giusto? Che è una realtà che c'è a Roma e che ordina sacerdoti cattolici, ma di rito greco, di rito bizantino. Quindi se lo vedete quando officia il rito, la Divina Liturgia si chiama, lo scambiate per un prete ortodosso a tutti gli effetti. Ma è un prete cattolico a tutti gli effetti. E è stato allievo spirituale di padre Romano Scalfi, che è il fondatore di Russia Cristiana, che è una realtà che negli anni 70-80 ha cominciato a occuparsi della Russia, quando la Russia si chiamava Unione Sovietica, e quando c'era il comunismo duro di Brezhnev e quando
poi magari ci racconti qualche episodio, e quando lui andava sotto mentite spoglie a portare, magari nelle valigie metteva qualche Bibbia e rischiava sempre l'arresto. Parliamo di prima del 1989. Ha vissuto, quanti anni ha vissuto in Russia? 20 anni in Russia, e quindi si può dire che a tutti gli effetti conosce quel popolo, quella storia, quella cultura e quella sensibilità specifica e tutta particolare di cui magari ci parlerà, che è la Russia. E oggi insegna al Pontificio Istituto Orientale Lingua e Letteratura Russa, e quindi ovviamente trasmette alle giovani generazioni di sacerdoti e laici, anche laici, tutto quello che ha vissuto e fatto nella sua intensa vita. Anche lui ha scritto un libro, quindi, e anche questo è in vendita qui fuori, Lo Zar di Vetro, per Yakabook, è bellissimo, anche con due tagli diversi, ma sono due letture assolutamente interessanti. Allora, cominciamo con Marta, che a partire da... allora, noi abbiamo fatto un po' di brainstorming, abbiamo raccolto anche un po' di domande, poi ve le faremo, ve le ho anticipate qualcuna, ve le faremo durante la serata, ma vorrei partire così, da una testimonianza personale, perché il taglio che vogliamo dare stasera non è parlare dal punto di vista geopolitico o militare, perché ahimè di questo tipo di riflessioni sentiamo tutte le sere in tutti i talk show, e quindi sinceramente ne abbiamo anche un po' piene le tasche, tutto sommato. Quello che vorremmo capire da voi, che siete due testimoni privilegiati, è il punto di vista russo, cioè cercare di entrare nella mentalità della Russia, dei russi. Per esempio, oggi leggevo un articolo su Inside che dice che Putin tutto sommato ha ancora l'80% di consenso tra i russi. Ecco, è una cosa che ai nostri occhi appare inconcepibile, cioè dopo tutti i rovesci, dopo le difficoltà, dopo 10 punti di PIL in meno, cioè noi abbiamo fatto fuori Draghi per molto meno, e quindi com'è possibile che il consenso nei confronti dello zar di vetro, come lo chiama Don Stefano nel libro, sia ancora così alto? Ecco, che cosa c'è nella cultura, nella mentalità, nell'approccio alla vita, alla storia, alla propria identità della Russia che in qualche modo spiega ciò che sta succedendo, che per certi versi ci è incomprensibile a noi occidentali. Ma... allora, prima cosa, buonasera a tutti, grazie all'Associazione della Bussola per questo invito, grazie a Lucio Bergamaschi, grazie a Stefano Caprio, sarà sicuramente una serata molto stimolante, peraltro io ho già comprato il libro di Stefano Caprio prima e non vedo l'ora di leggerlo, perché purtroppo quando ci sono, diciamo, queste emergenze internazionali si sentono troppe persone che non conoscono il paese parlarne, invece andrebbe interpellato appunto chi in quel paese ci ha vissuto un periodo prolungato di tempo, proprio come l'autore del libro Lo Zar di Vetro. Allora, la tua domanda è una domanda estremamente complessa, non per citare un aggettivo che ultimamente va molto di moda, però ecco, io anzitutto, e sono curiosa di sapere anche cosa Stefano Caprio pensi di questo, io credo sia praticamente impossibile sapere adesso con certezza cosa stia succedendo in Russia, perché c'è un livello di censura e anche una paura dell'opinione pubblica. Io un giorno parlavo con Olga Sedakova, che è una grandissima poetessa, una delle più grandi poetesse viventi russe, e lei mi ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere. Mi ha detto: Marta, vedi, nel mondo occidentale tu per far star zitto uno lo devi minacciare, gli devi comunque far provare una paura concreta,
In Russia basta solo l'idea di paura per far star zitta la gente, perché? Perché è un paese, è un popolo che disgraziatamente ha avuto la storia che noi tutti conosciamo, e questo è forse il primo motivo di riflessione che voglio lanciare. Ecco, scusatemi, niente, basta, che voglio lanciare, ma ho la voce abbastanza alta, mi dovreste sentire. Che voglio lanciare al gentile uditorio. La democrazia è un bene che si costruisce in... Scusatemi, qua sono i russi che ci stanno boicottando. Esatto, la guerra non lineare, esatto. Sì, sì, funziona. Perfetto, scusatemi. La democrazia non si costruisce in un mese, in un anno, no, ci vogliono i decenni per costruirla, e ci vogliono decenni in cui... le tante componenti che vanno a determinare una democrazia sono attive e collaboranti. Perché dico le tante componenti? Perché tra queste componenti c'è anche l'adesione alla democrazia da parte di quel popolo, l'interesse a mantenere la democrazia da parte di quel popolo. E i russi questo interesse al momento non ce l'hanno. Io nei giorni prima dell'invasione ero a Mosca, combinazione, e sono andata a pranzo con un mio amico del Levada Center, che è uno comunque dei, credo l'unico istituto indipendente davvero rimasto in Russia, infatti sta anche nella lista degli agenti stranieri. Io ero a pranzo con lui e gli dicevo: ma scusami, come mai il popolo russo non si indigna? Non dico per Navalny, che era conosciuto, Navalny il più grande oppositore di Putin, adesso è in galera, ci doveva stare 2 anni e mezzo, ne rimarrà 11, forse anche 30, perché così almeno siamo sicuri che non dia fastidio. Però dico: perché il popolo russo non scende in piazza, perché non protesta? E lui mi ha spiegato che c'è un 30% che è uno zoccolo duro di Putin, qui parliamo prima del 24 febbraio, c'è un 15% che sono davvero, e sono soprattutto giovani, che sono, vorrebbero una Russia diversa, ma non solo senza Putin, proprio una Russia gestita in maniera totalmente differente, a partire dai diritti fondamentali, penso a quelli delle comunità LGBT, ma non solo, dalla libertà di stampa. E poi, questo secondo me è il dato veramente interessante, c'è un 50% che ha una zona grigia, sostanzialmente di persone apatiche, di persone che non vogliono problemi, di persone che dopo 70 anni di comunismo, perché sono sicuro, molto spesso persone che, ecco, sono nate, diciamo, ben prima del 1989, e sono persone che sono dediti, come dire, al quieto vivere. E questa secondo me è stata una fotografia molto interessante. Che cosa ci insegna? Ci insegna che le categorie di consenso e di dissenso in Russia non sono come quelle che noi possiamo concepire in Italia, e che quindi anche questo presunto 80% di cui gode il presidente Putin, che io vorrei anche verificare, perché una cosa molto interessante che mi hanno spiegato è che quando fanno i sondaggi d'opinione al telefono, la percentuale di persone che non rispondono alla domanda sul consenso a Putin è dell'80-90%. Capite bene che se io telefono a 100 persone e 80-90 non mi rispondono, e su quelle 100 persone 7-8 mi dicono sì sì, a noi il presidente Putin va benissimo, è un 80% ampiamente viziato. Però questo si dice poco spesso. E quindi questa è la prima riflessione. La seconda riflessione è che, come noi non sappiamo cosa stia succedendo in Russia, non dobbiamo neanche idealizzare cosa possa succedere in Russia, nel senso che chi è contro l'operazione militare speciale adesso non è detto che sia a favore dell'intervento occidentale in Ucraina. Si fa sempre un errore, secondo me, io l'ho provato molto spesso con la Turchia: chi è contro Erdogan è automaticamente pro-occidentale, e questo è un errore madornale, lo è in Turchia e lo è in Russia. Vi posso assicurare che chiaramente la mia esperienza, anche solo anagraficamente, non è minimamente comparabile a quella di Stefano Campo, però vi posso assicurare che io tutte le volte che ho parlato con i miei interlocutori russi, magari i miei coetanei, quindi per carità io ho 46 anni, non sono esattamente giovanissima, ma ecco, diciamo che quando si è dissolta l'Unione Sovietica ero un adolescente, quindi insomma anche loro hanno comunque passato la maggior parte della loro vita fuori dall'Unione Sovietica. Però quando parlo con questi ragazzi, insomma, giovani uomini, giovani donne, e che appunto magari insegnano all'università, tutto quanto, la sindrome d'accerchiamento i russi la sentono, c'è.
Assolutamente, ma è una cosa che hanno congenita, è una cosa, io tra le altre cose, una cosa che mi ha affascinato tantissimo e spero di poter riprendere i miei studi una volta che la guerra sarà finita, perché come potrete immaginare siamo ormai nel decimo mese di esistenza espropriata, ma se si studia la storia della filosofia russa, il loro vero grande dilemma è capire cosa siamo. Siamo Europa, siamo Asia, deve prevalere la componente europea, deve prevalere la componente asiatica, con tutte poi le distorsioni dei vari filosofi. C'è un libro che è molto interessante secondo me, che si intitola Nella testa di Putin, che fa proprio un'analisi di tutti i filosofi a cui Putin si è ispirato per, diciamo, delineare la sua ideologia. Ed è interessante perché Putin ha fatto un cherry picking, praticamente ha preso una componente di un filosofo, una componente di uno scrittore, magari a volte anche estrapolandoli dal loro contesto. Uno dei pensatori che è considerato la base del putinismo addirittura è Dostoevskij, che dopo questo, voglio dire, eppure ci sono alcune parti dei demoni in particolare che Putin ha utilizzato per forgiare il suo pensiero. E quindi noi adesso abbiamo questa Russia che è un paese grande, ma non è più un grande paese, nel senso che è un paese straordinario, con tutto quello che ci ha lasciato non c'è neanche nulla da dire, però è un paese figlio di una grande potenza, che si crede ancora una grande potenza, ma che non lo è più, nei fatti anche solo economici. Se noi guardiamo il PIL russo prima della guerra, se mi ricordo bene, era un ottavo del PIL americano e addirittura un ottavo di quello cinese, addirittura un dodicesimo di quello americano, già così ha perso. Eppure c'è quasi un desiderio spasmodico di questa Russia di andare a rioccupare un posto di primo piano nell'arena internazionale. Ed è stata, secondo me, questa ubris, ma che non è nemmeno ubris, è quasi follia da parte di Putin e di un ristrettissimo cerchio del Cremlino, perché poi sarà interessante sentire anche Stefano Campo cosa ne pensa, ma io sono stata a Mosca 10 giorni e non ce n'è uno che mi ha detto: guarda Marta che probabilmente attacchiamo. Non ce n'era uno, e ho avuto la fortuna di avere accesso a persone anche vicine allo Stato Maggiore. Perché? Perché Gerasimov, che è quello di cui parleremo dopo, voleva attaccare con un metodo di guerra non lineare, quindi far scoppiare delle rivolte in Donbass per far vedere che la componente russofona o etnicamente russa era a rischio, e stabilire una forza di peacekeeping fittizio nella regione, ma che avrebbe previsto, che avrebbe permesso alla Russia di mettere un'ipoteca sul Donbass come nel 2014 si è presa l'Ucraina, senza sparare un colpo. La Crimea, perdonatemi. E però qui invece abbiamo un leader che ormai è completamente fuori controllo, che ha voluto organizzare una guerra di stampo novecentesco, non ascoltando alcuni suoi generali, sopravvalutando le possibilità militari della Russia, sottovalutando la resistenza del popolo ucraino, che dal 2014, diciamo che dopo aver ricevuto la prima dose di vaccinazione, ha detto mai più, e che poi è stato armato e addestrato dagli americani, come sappiamo peraltro, permettetemi di sottolinearlo, in perfetta continuità tra la presidenza Trump e la presidenza Obama, la presidenza Trump e la presidenza Biden. E abbiamo avuto questa degenerazione di una Russia che pensava di poter arrivare fino a Kiev, di conquistare il Donbass, e che adesso sta trascinando in un gorgo senza fine, in primo luogo, la sua popolazione. Perché le voci che girano, e preghiamo il cielo che non siano assolutamente veritiere, è che Putin potrebbe pensare a una mobilitazione generale alla fine di gennaio, all'introduzione della legge marziale, iniziando dalle grandi città per poi arrivare a tutto il paese, e che quindi, insomma, vuol portare la sua, il suo paese al massacro in una situazione economica sempre più a rischio. Ed è molto interessante, soprattutto quando mi chiamano nelle scuole, io lo sottolineo sempre questo aspetto. Questa guerra è stato un acceleratore del mondo di domani, ma è condotta da persone che hanno spudoratamente la mentalità del mondo di ieri. Putin, che è ex funzionario dei servizi segreti, e che al Cremlino in questo momento si circonda da ex funzionari dei servizi segreti come lui, che sono veramente la grande forza di potere in Russia,
per piegare un paese che aveva imbracciato un suo lunghissimo cammino verso una piena democrazia, perché l'Ucraina, che è un paese invaso a cui va tutta la mia personale simpatia, ovviamente, visto cosa sta patendo, è un paese che però ha dei serissimi problemi di corruzione, ha comunque anche essa dei problemi di libertà di stampa, ma aveva deciso di intraprendere un determinato percorso. Un determinato percorso che poteva essere di ispirazione non solo alle repubbliche dell'Asia centrale, ma anche a tutti quei soggetti federali in Russia che sono sempre più inquieti, perché una cosa della quale non si parla mai abbastanza è che noi pensiamo alla Russia come un monolite con i suoi 11 fusi orari, e la Russia è invece un mosaico di etnie, di fedi, di lingue diverse, dove però la capacità di attrazione di Mosca sta venendo a mancare. E la cosa drammatica è che Mosca, che con questa guerra doveva dimostrare di essere ancora padrona di quello che una volta era lo spazio ex sovietico, almeno non di quello che è stato assorbito dalla NATO, finirà per uscire da questa guerra perdente, più debole e anche con un rischio di nuove secessioni. Quindi guardate a che mondo complicato stiamo andando avanti. Grazie. Grazie Marta, perché ci hai dato tantissimi spunti e poi magari qualcuno lo riprendiamo anche. In un pezzo che gentilmente mi hai anticipato, che uscirà domani, perché tu scrivi su un blog che si chiama Asia News, Mondo Russo, che è pubblicato da Asia News. Ecco, lo incrocio ogni tanto con Marta. Sì, ogni tanto ci scrive pure lei. Ecco, dici una cosa che mi ha colpito molto. Lo Stato russo è ciò che... Questo è un'anteprima perché non è ancora uscito. Esce domani mattina. Ecco, bravo. Ci hai dato una piccola anteprima. Lo Stato russo è ciò che si è prodotto dopo la fine dell'Unione Sovietica. È lo Stato putiniano, che non coincide affatto col concetto più ampio e originario che chiamiamo Russia. Ecco, ma allora che cos'è la Russia? Sì. Beh, direi che Marta ha già dato tantissime indicazioni per capire questa dimensione. Perché la Russia è un concetto appunto talmente vasto che esiste un modo di definire i capi della Russia, prima erano gli zari, i patriarchi, che dice di tutte le Russie, di ogni tipo di Russia, che voleva intendere sia la Russia grande, la Russia piccola, cioè l'Ucraina, la Russia bianca, cioè la Bielorussia, ma che risale addirittura ai tempi appunto più medievali dei principati della Russia, perché appunto il problema della Russia è non riuscire mai a definire una propria identità dentro una grande vastità e molteplicità di popoli. E quindi oggi vediamo che questo problema, la definizione di che cos'è la Russia, è la motivazione della guerra tra la Russia e l'Ucraina. La Russia dice gli ucraini sono una parte del nostro popolo, gli ucraini dicono noi siamo un popolo a parte, fanno la guerra diciamo dal 1300, ma potremmo dire anche dai litigi dei principati del 1000-1100. Pensate che Russia e Ucraina, allora l'Ucraina faceva parte del regno di Lituania e Polonia, che andava dal Mar Baltico al Mar Nero, era grande quasi come la Russia. Fecero guerre su guerre, nel 1682 stipularono Russia e Polonia la pace eterna, 1682, e sono lì ancora oggi a fare la guerra, quindi credo che faranno la guerra almeno per altri 300-400 anni. Perché è un problema della Russia in se stessa, come già diceva Marta, di capire se è Oriente o Occidente, se è Asia o Europa, tant'è vero che una delle definizioni dell'ideologia putiniana è l'ideologia eurasiatica, perché tra i tanti ideologi appunto di Putin c'è chi ha spinto per questo termine, l'Eurasia, che è effettivamente tipico della Russia, che è l'unico paese al mondo bicontinentale, Europa e Asia,
sarebbe anche la Turchia e Cipro, ma che hanno piccoli frammenti di Europa. E questo è, diciamo, ciò che sta alle spalle della guerra dell'ideologia di Putin. Ciò che è un pochino più vicino e che motiva un po' più, anche questo già accennato da Marta, la sensazione che Putin voglia trovare una rivincita, non è tanto il passato antico ma il passato recente, cioè quello sovietico, l'umiliazione della fine dell'Unione Sovietica. Putin è un ex membro del KGB, ma lo è anche il patriarca Kirill, che ha qualche anno più di Putin, è cresciuto anche lui nel periodo in cui i preti e i vescovi, per fare i preti e i vescovi ortodossi, dovevano essere per forza arruolati nella polizia del KGB. E pensate che Kirill è diventato vescovo a 29 anni nel 1976 e quindi appartiene a quella generazione di cui potremmo parlare, se volete, anche più profondamente, approfonditamente. Ma il problema è che noi pensavamo in Occidente che la fine dell'Unione Sovietica fosse la fine dei problemi e invece si è rivelato non la fine ma l'inizio di altri problemi. Quello che stiamo vivendo è un episodio di guerra postcoloniale. Quando si rompono gli imperi, dopo ci sono le guerre. Secondo voi da che cosa nascono la prima e la seconda guerra mondiale? Dalla fine degli imperi europei, che hanno dovuto ridefinire tutto quanto. E guarda caso, dopo la fine della prima guerra mondiale, l'umiliazione dei tedeschi ha generato Hitler. Hitler è riuscito a far sentire ai tedeschi la voglia di rivincita, visto che la Germania era umiliata dalle potenze vincitrici, viveva una situazione di minoranza e anche di crisi economica, e quindi l'idea della rinascita del Reich riuscì ad entusiasmare tutto il popolo tedesco. Ma perché secondo voi in Italia c'erano tanti oppositori di Mussolini all'inizio? Da dove viene fuori l'idea imperiale di Mussolini, che entusiasmò l'Italia al punto da affascinare perfino gli inglesi e gli americani all'inizio? Anche Lenin. Viene dal senso di umiliazione. Si è ripetuta la stessa cosa, il che vuol dire che la storia non insegna mai niente. Le umiliazioni all'inizio del Novecento hanno generato Hitler, le umiliazioni all'inizio del 2000 hanno generato Putin, il Führer, il Putler, come lo chiamano in Russia. È vero che Putin all'inizio sembrava un moderato, ma è anche vero che è stato chiamato a fare il primo ministro nel 99 per fare la guerra con i ceceni, dove c'era il terrorismo islamico. Nessuno lo conosceva, era un oscuro funzionario del KGB che era già nelle cerchie del potere, fu chiamato e la prima frase storica che disse Putin: li faremo fuori tutti, anche andando a prenderli al cesso, perché poi Putin ha un linguaggio di strada, io l'ho anche abbellita la sua frase. Questo è da dove viene Putin. E quello dell'umiliazione. E allora io ho vissuto proprio la Russia nel periodo del passaggio, perché sono uno dei pochi preti cattolici viventi che ha lavorato ancora nell'Unione Sovietica. No, la prima volta che andai a Leningrado era ancora vivo Brezhnev, figuriamoci. E so cosa vuol dire. L'Unione Sovietica aveva delle certezze ideologiche, anche strutturali, aveva un suo sistema che non permetteva di vivere nel lusso, si viveva poveramente, ma si viveva tutti uguali, cioè in Unione Sovietica non c'erano i poveri, c'erano i privilegiati, c'erano i capi di partito, c'era chi aveva dei favori, ma era vietata perfino la disoccupazione.
c'era una legge dell'Unione Sovietica per cui, altro che reddito di cittadinanza che bisogna lavorare, se uno non trovava un lavoro entro 3 mesi andava in galera. E se, perché se glielo dava obbligatoriamente lo Stato, magari era un lavoro pseudo lavoro, no? Mettevano a fare il settimo custode di una stazione della metropolitana, non pigliavi niente, ma avevi la casa garantita e il lavoro garantito, l'assistenza sanitaria garantita. A un livello basso, sì, per avere una macchina bisogna fare una coda di 10 anni, sì, però era così, al sabato. In Unione Sovietica tutti i condomini di ogni palazzo pulivano il palazzo e d'inverno spaccavano il ghiaccio sui marciapiedi per pulire i marciapiedi, era il Subotnik. Tutti i ragazzi di liceo facevano 1 mese a raccogliere le patate. Adesso è veramente incredibile parlare. Che cos'era l'Unione Sovietica? Non lo sto certo idealizzando, no? Io ero, come già ha spiegato Lucio, un nemico, diciamo, dell'Unione Sovietica, una spia del Vaticano, come poi sono stato accusato. Ma era un mondo che aveva un suo perché. E quel mondo è stato distrutto. È arrivato Yeltsin, si è appoggiato agli americani nel 91-92, ha fatto le liberalizzazioni. Cosa hanno voluto dire le liberalizzazioni, il passaggio al liberalismo, al capitalismo? La giungla, la lotta nella giungla. Chi era più scaltro, più mascalzone, più truffatore faceva soldi. E gli altri, chi era laureati, gente che ha studiato, gente preparatissima, doveva andare a vendere le patate in strada. È stato drammatico, gli anni 90 sono stati drammatici. Erano anni in cui appunto cominciavano ad aprire le nuove stazioni di servizio, le macchine, si andava a fare la fila. Allora io una volta sono andato a fare la fila, arrivano 2 macchinoni, i nuovi russi, no? Uno che voleva prendere il posto dell'altro, poi gli taglia la strada, allora quello che gli ha tagliato la strada esce e gli spacca i fanalini della Mercedes. Allora quello della Mercedes, un piccolino tracagnotto, esce con la pistola e spara le gomme. E queste scene erano di tutti i giorni, anzi stanno anche un po' ripetendo in questi tempi con la morte degli oligarchi, no? E questi oligarchi, io ne ho conosciuti tanti, prima che diventassero oligarchi, erano dei funzionarietti di partito un po' furbacchioni. Allora, noi abbiamo davvero lasciato che in Russia crollasse un mondo senza aiutare. Oddio, non è che non l'abbiamo fatto, noi abbiamo aperto opere di assistenza caritative, abbiamo fatto tante cose, anche culturali, però l'idea che era automatico che una volta che è finito il comunismo quel mondo diventasse come il nostro era un'idea sbagliata. E questo non vale solo per la Russia, perché ormai lo vediamo da almeno una decina d'anni, dopo che c'è stata la crisi economica anche da noi in Occidente, quel mondo ideale globalizzato in cui tutti vivono alla stessa maniera, c'è la democrazia eccetera, non funziona. Questo non è per giustificare Putin e la sua guerra, ma è per dire che non ce ne siamo accorti, non ci siamo resi conto che non stavamo costruendo un mondo più giusto, stavamo imponendo un sistema che non avrebbe funzionato, se no perché sono venuti fuori i sovranismi antiglobalizzanti, che guardate sono quelli che appoggiano come motivazioni fondamentali le idee di Putin. Non pensate che Putin sia un pazzo che da solo ha dei pensieri strani, perché la sua idea politica è simile a quella di Erdogan in Turchia, è simile a quella di Narendra Modi in India, è simile a quella di Xi Jinping in Cina, la sinicizzazione, il ritorno al comunismo che recupera le tradizioni confuciane, è simile all'America First di Trump, è simile alla Brexit, è simile al governo che abbiamo attualmente in Italia. Non che siano alleati,
ma sono espressioni di una coscienza identitaria dei popoli, delle nazioni, delle culture, che sembrava essere ormai cancellata, appunto, appartenere al passato. E allora non è possibile costruire il mondo del futuro cancellando il passato. E qui c'è la parte grottesca del putinismo. Per affermare questa loro identità si sono messi a idealizzare e a rileggere in modo appunto un po' esagerato la loro storia. Una storia in cui la Russia, appunto, della ricerca della sua identità, si è sempre soffermata su una voglia, non so come dire, di grandezza, dovuta a molti fattori. Uno è quello geografico, no? È il paese più grande del mondo, un sesto delle terre emerse, anche se ha poca popolazione, ma eurasiatico, ma dovuta a fattori anche storici. La Russia, che ha subito già una grande umiliazione nel suo passato medievale, cioè due secoli di dominio tataro-mongolo di Gengis Khan e dei suoi discendenti, poi quando se n'è affrancata si è trovata di fronte a un'Europa divisa, quella del XV secolo, piena di problemi, e soprattutto la sua madre, terra madre ideale del cristianesimo, cioè l'impero bizantino, è crollato, è stato conquistato dagli ottomani nel 1453, e lì la Russia ha cominciato a pensare di essere chiamata alla missione di portare nel mondo l'unica vera fede ortodossa, perché i cattolici erano tutti eretici, gli ortodossi erano stati conquistati, quindi la prima Roma non funzionava, la seconda Roma, cioè Costantinopoli, era conquistata, noi siamo la terza Roma, che deve salvare il mondo. Ecco, questa idea russa si è ripetuta in tante salse, non voglio qui adesso annoiarvi con i dettagli storici, ma è andata avanti prima con Ivan il Terribile, il primo zar, poi nel 600 con i patriarchi che comandavano sugli zar. Poi è arrivato un altro zar, Pietro il Grande, che ha detto: noi facciamo l'Occidente in Russia. Non so quanti di voi sono andati a San Pietroburgo, città teatro, in cui l'Occidente viene rifatto alla maniera russa, si chiama il barocco russo, dei palazzi dell'Ermitage, l'imitazione della Reggia di Versailles, al Zarskoe Selo, per far vedere il vero Occidente siamo noi. Poi dopo è arrivato Napoleone, allora noi contro tutti, contro l'Europa, il sogno slavofilo dell'Ottocento, degli zar dell'Ottocento, di una Russia che era all'inizio dell'Ottocento il paese più grande, più forte del mondo, perché aveva battuto Napoleone. Tutti ci ricordiamo, perché abbiamo studiato, no, la storia, che dopo Napoleone nel 1815 si fece il congresso di Vienna per mettere d'accordo le potenze europee, e la proposta fu quella fatta dallo zar russo Alessandro I di fare la Santa Alleanza, la prima Unione Europea. E cos'era la Santa Alleanza? Era mettere insieme l'impero ortodosso russo, l'impero cattolico austriaco e l'impero protestante prussiano. Unione dei cristiani, Unione d'Europa, Unione dei cristiani, sogno romantico dei russi. Com'è andata a finire? Che i russi, che avevano queste pretese, hanno perfino esagerato, hanno cercato poi di conquistare la Turchia, volevano riprendersi la seconda Roma, volevano andare fino alla Terra Santa, fare una guerra santa, a metà dell'Ottocento, e si sono trovati tutta l'Europa contro. È la guerra di Crimea, guarda caso, cioè si ripetono sempre le stesse cose. La guerra di Crimea, sapete che la guerra di Crimea è fondamentale anche per noi, perché grazie alla guerra di Crimea è stata fatta l'unità d'Italia, perché alla guerra di Crimea andarono pure i Savoia e gli permisero poi di fare l'unità d'Italia. E un giovane soldato della guerra di Crimea, Lev Tolstoi, aveva 26 anni quando era lì a fare all'assedio di Sebastopoli,
si mise a riflettere, ha fatto i racconti di Sebastopoli, dice ma qui bisogna capire che le radici della guerra interessano l'identità di tutti i popoli. Ci ha riflettuto, è ritornato fino alla guerra di Napoleone, ha scritto Guerra e Pace, il più grande romanzo della storia della letteratura, un romanzo universale sulla guerra e sulla pace che andrebbe riletto oggi, nato dalla guerra di Crimea. E poi è vero che sempre in quegli anni è venuto fuori Dostoevsky, che scriveva in modo paradossale queste grandi intuizioni dell'anima russa, che però partivano da questi ideali così folli, perché diceva Marta che alcuni passaggi dei demoni sono stati ripresi da Putin, ma c'è anche un passaggio di un altro romanzo, L'Idiota, in cui il principe Myshkin dice mostrate ai russi il mondo russo, che è l'ideologia di Putin oggi. E la denominazione di mondo russo viene dall'Idiota di Dostoevsky. Mostrate ai russi il mondo russo, loro ritroveranno se stessi. Tutto il resto del mondo penserà che sono dei barbari che vogliono distruggere, ma noi li faremo vedere che noi siamo gli unici in grado di costruire il mondo nuovo. Diceva il principe Myshkin, che è un archetipo della reincarnazione di Cristo. E potremmo andare avanti con questi esempi. Quindi mettiamo insieme il risentimento per la fine dell'Unione Sovietica e i grandi ideali della storia della cultura russa, e abbiamo il Putin di oggi. Potremmo ascoltarlo. Allora, veniamo un po' più all'attualità e anche proiettiamo un attimo sulla nostra situazione. Cioè, tu in questo libro, Marta, fai una disamina veramente molto, molto documentata, drammaticamente documentata, di come questa grandeur, questa ideologia, questo approccio che arriva in questo momento dalla Russia di Putin, ha fatto breccia nel mondo occidentale e in particolare in Italia, poi in Italia e in Inghilterra per dei motivi specifici che magari poi ci dici. Ecco, ci puoi provare a descrivere brevemente come questi meccanismi avvengono, cosa vuol dire questa tua definizione di guerra non lineare e questa dottrina Gerasimov di cui parli molto nel libro, che cos'è? Cioè, com'è l'approccio, di cosa stiamo parlando e che pericoli corriamo? Dal punto di vista cioè rischiamo veramente di essere condizionati nelle nostre idee o no? Allora, la guerra non lineare è semplicemente la guerra del futuro, la guerra di domani, è una guerra non convenzionale, è una guerra che non usa le armi se non in extrema ratio, come è successo in Ucraina nel 2014, è una guerra che risponde, viene chiamata non sempre propriamente dottrina Gerasimov, ma risponde al concetto di approccio olistico al danno, che vuol dire attaccare il nemico da più parti senza che il nemico se ne renda conto. È una guerra che parte da lontano, pensate che hanno iniziato a teorizzarla pensatori militari e no, fin dall'epoca sovietica. Perché? Perché l'Unione Sovietica si rendeva conto che rimaneva indietro rispetto agli americani tecnologicamente e che non si sarebbe potuta permettere a lungo i budget destinati alle industrie di difesa che aveva fino alla fine degli anni 60. Già durante l'epoca di Brezhnev, Stefano Campometro, c'è stata proprio una stagnazione dell'economia e sono venute a galla poi tutte le crepe del sistema economico comunista. Ecco, quando Putin prende il potere nel 2000, allora era un giovane funzionario dei servizi segreti, come avete giustamente ricordato, vede in internet e nel digitale un grandissimo potenziale da essere utilizzato proprio in ambito militare.
la teorizzazione va avanti e sostanzialmente oggi la teoria d'approccio olistico al danno si compone di quattro direttrici fondamentali. La prima sono gli attacchi hacker. Quindi sostanzialmente io con un attacco hacker, se voglio, posso bloccare un paese. E negli Stati Uniti nel 2021 ne sono successi a raffica praticamente. Abbiamo già iniziato anche in Italia ad avere le prime avvisaglie. In Estonia, Lettonia, Lituania sono stati presi più volte di mira dagli hacker russi. Pure il Vaticano adesso. Esatto, pure il Vaticano, esattamente. La seconda direttrice è quella dei troll, quella e dei bot, quella dell'influenza dell'opinione pubblica sui social, e nel libro descrivo proprio come questo meccanismo, che nel 2016 poteva anche contare su un effetto sorpresa, perché almeno oggi un pochino di guerra non lineare si parla, ma nel 2016 se qualcuno avesse detto c'è la guerra non lineare avrebbero fatto mandare tutti al manicomio sostanzialmente. Quindi ecco, e qui ci sono i troll del Cremlino, cioè quindi dell'IRA, dell'Internet, Research Agency, del signor Prigozhin, che è un oligarca, un businessman più che altro, viene detto il cuoco di Putin, però purtroppo non si è dedicato solo alla ristorazione in vita sua, ma oltre a essere il padrone della fabbrica delle notizie, anche il padrone della Wagner, che è l'esercito privato più grande del mondo, di mercenari che conta circa 30.000 militari, di cui una parte in questo momento impiegati proprio in Ucraina. Ecco, e tramite i suoi troll, Prigozhin dal 2013 in poi ha detto: come noi tramite i troll siamo stati in grado di influenzare l'opinione pubblica russa a favore di Putin e dell'FSB, adesso facciamo lo stesso anche all'estero, e hanno iniziato a twittare e a comparire su varie piattaforme social nella lingua di quel paese. E anche qui si sono presi, diciamo, le prime incursioni sono state fatte nell'ex, nei paesi dell'ex Unione Sovietica e dell'ex Patto di Varsavia, e non è un caso che siano proprio questi paesi oggi che stanno aiutando di più l'Ucraina nella sua, diciamo, resistenza contro Mosca. E poi nel 2016 c'è, tra virgolette ovviamente, il salto di qualità, cioè Prigozhin dice: bene, proviamo a influenzare il voto americano e il referendum sulla Brexit. Ora, gli analisti sono divisi sul fatto di quanto questi troll da soli abbiano potuto influenzare questi risultati, è però un fatto che nel 2016 ha vinto le elezioni di Donald Trump, anche grazie allo scandalo delle mail di Hillary Clinton, grazie insomma ai leak di Assange, e nel 2016 soprattutto il capolavoro dei troll è stato il referendum sulla Brexit, che ha vinto. E nel libro parlo di un'informativa dei servizi segreti al Parlamento inglese nella quale si dice apertamente che il fenomeno dei troll era stato preso molto sotto gamba. Indipendentemente da come uno la pensi politicamente, non si è mai parlato così tanto di influenza russa nelle elezioni come durante l'ultima campagna elettorale. Poi il presidente Meloni ha dato una, come dire, su una collocazione dell'Italia molto chiara sull'arena internazionale, quindi non credo sia il caso di fare polemiche, però va detto che il presidente Draghi è caduto grazie a leader che hanno comunque, sono accusati di avere un rapporto con Mosca preferenziale. Il presidente Conte era presidente del Consiglio quando c'è stato un avvicinamento all'asse russo-cinese importante nella nostra politica internazionale. Il leader Salvini, insomma, l'avrete visto anche voi, no? Che esternare, diciamo, la sua simpatia a Putin anche con magliette, indumenti vari. E poi c'è l'ex premier Berlusconi, che ha sempre avuto dei rapporti d'amicizia con Putin. A questo va aggiunto il fatto, non dimentichiamolo, perché bisogna usarla par condicio, che in questo paese c'è stato il partito comunista più importante d'Europa e che ha tutto uno strascico di intellettuali, funzionari dello Stato, docenti universitari che guardano alla Russia di Putin erroneamente con la nostalgia di un'Unione Sovietica perduta, quando la Russia di Putin con l'Unione Sovietica non ha nulla a che vedere se non nel modo di gestire il potere, ma è venuta a mancare quella componente ideologica comunitaria di cui parlava bene, così bene prima Don Stefano, che la caratterizzava. E qual è infatti la grande differenza tra il putinismo e il comunismo? È che il comunismo andava a bussare a chi la pensava come lui, quindi andava da
movimenti politici che avevano la stessa base culturale. Il putinismo bussa e si infiltra sostanzialmente dove può, quindi appena vede una porta aperta ci si infila. E è per questo che i troll hanno diverse direttrici, diciamo, su cui influire, non solo l'elettorato di estrema destra ma anche l'elettorato di estrema sinistra. Ci sono numerosi simpatizzanti di Putin nel movimento dei Novax, nel movimento di QAnon. È tutto un filo rosso che collega galassie apparentemente distanti tra di loro. La terza direttrice è il soft power. Attenzione, il soft power, per essere molto onesti, l'hanno inventato gli americani, è una nozione proprio americana, però, e lo fanno tutti i paesi, anche noi nel nostro piccolo, che poi piccolo non è neanche proprio piccolo, cerchiamo di avere influenza, di creare una bella immagine dell'Italia all'estero, lo facciamo soprattutto grazie al nostro patrimonio culturale, artistico e letterario, e anche enogastronomico. La Russia non è seconda a nessuno e chiaramente ha messo in piedi una sua policy di influenza all'estero. Il problema qual è? Il problema è che le istituzioni russe impegnate in questo nobile intento sono infarcite dei servizi segreti, come lo è tutto in Russia. Il problema della Russia, quando mi dicono cosa ci sarà dopo Putin, io gli rispondo sempre: ci sarà il sostituto di Putin. È impensabile in questo momento che la Russia abbracci una via anche solo fintamente democratica. Perché? Perché finché non si sgomina il sistema di potere implementato dai servizi segreti, quel paese libero non lo sarà mai, posto che, e questo Stefano Caprio l'ha detto in maniera interessante prima, io penso sempre che la frase esportare la democrazia sia stata una delle frasi più morbide, diciamo, della storia recente. E anche lì è vero, negli anni 90 la Russia è stata lasciata sola nello sviluppare un suo modello, però insomma si pensava fosse anche un paese più o meno in grado di camminare con le sue gambe, anche perché aveva avuto uno smembramento territoriale molto importante. Oltretutto poi c'è anche da sottolineare un'altra cosa: i russi ci accusano di farci fatti loro dalla mattina alla sera, di volerli invadere. Non mi voglio immaginare se li avessimo aiutati a trovare una loro strada democratica cosa sarebbe successo. Però ecco, c'è questa però influenza della Russia che è importante, perché si propone un'idea positiva del paese a diversi ambiti professionali, e in un'Italia come quella che ho descritto prima, dove in diverse parti politiche ci sono comunque dei simpatizzanti di Mosca, chiaramente ha ancora questa attività, può avere ancora più presa. In Francia, per esempio, è molto meno possibile questa cosa. Perché? Perché di soldi russi ne circolano pochissimi. Se invece leggete un altro libro molto interessante che ho legato di Jacopo Iacoboni e Gianluca Paolucci, non dormirete la notte, perché vi renderete conto di quanto gli asset russi in Italia, adesso la maggior parte sono congelati dalle sanzioni tra le altre cose, però sono davvero molto 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 importanti. E chiaramente la Russia fa il ragionamento: se io devo andare a influire in uno Stato, vado a influire nello Stato dove mi sento meglio accolto. Beh, chiaramente non ci provano né con la Francia né con le Repubbliche Baltiche, ci provano con l'Italia, ci provano con la Germania, che è legata a doppio filo ancora più di loro, di noi. Una volta, però adesso, se c'è una cosa, devo dire, sulla quale Boris Johnson mi ha sorpreso molto, leader per cui io ho una simpatia che rasenta allo zero se non andiamo addirittura nel campo negativo, io credo che Boris Johnson, che è stato un leone sulla guerra in Ucraina, l'abbia anche usato per fare un po' di laundering, no? Cioè di ripulirsi la coscienza, perché è lo stesso comunque che è stato a capo di un paese che fino alla guerra d'Ucraina aveva una concentrazione di capitali russi spudorata. Non è un caso che i fatti di cronaca nera di persone dissidenti rispetto al regime che hanno perso la vita sono stati ammazzati, purtroppo per loro, tutti in Gran Bretagna, fino alla, la ricordava bene anche prima Stefano Caprio, fino a tutto questo sciame di dirigenti Gazprom, eccetera, che hanno perso la vita nei modi più improbabili in questi mesi. Quindi ecco, e poi c'è la quarta direttrice, che però è quella che ci riguarda meno, che è l'utilizzo di truppe non regolari, quindi sostanzialmente di mercenari come i cosiddetti miniverdi, che sono quelli che hanno agito in Crimea nel 2014, quindi persone senza il distintivo delle forze armate russe sopra, quindi teoricamente
cani sciolti, potremmo dire così, ma che invece stavano alle dipendenze di Mosca. Perché vi racconto questo? Perché secondo me il primo modo per combattere questa guerra non lineare è capire che questa guerra non lineare esiste e cerca di obnubilare la nostra mente tutti i giorni in modi diversi. Non si utilizzano solo gli appuntamenti internazionali, ma si utilizzano anche i grandi temi di cronaca. Ve ne cito due e voi ditemi se non ho ragione. Il primo sono le migrazioni e il secondo sono stati i vaccini. Cosa è successo sui vaccini, sui social, nel nostro paese e non solo. Lasciamo poi, caliamo un velo pietoso su come è stata gestita la pandemia in Russia e in Cina, perché conviene veramente, però ecco, le nazioni che noi abbiamo anche ospitato sul nostro territorio nazionale, no? Vi ricordate i medici cinesi, i medici russi, i cubani con le bandierine, eccetera, ecco, i cubani almeno erano quelli più simpatici e colorati, però noi abbiamo ospitato sul nostro territorio, che sono venuti teoricamente a darci una mano, i medici di due paesi che hanno avuto la gestione della pandemia più scellerata di tutte quante. In Russia non si sa quanti siano morti, perché c'è una cifra ufficiale, ma se si guardano le incidenze di decessi, e questi sono dati delle anagrafi, c'è 1.300.000 persone che manca all'appello, e quindi insomma non sappiamo di che cosa, perché il signore li abbia chiamati a sé prematuramente. E in Cina in questi giorni abbiamo visto le rivolte a Pechino e anche qui una pandemia gestita in maniera veramente poco efficace. Questo per dirvi cosa? Per dirvi che, ne parlava, lo accennava prima anche Don Stefano, c'è un mondo multipolare al quale noi ci stiamo affacciando, dove da una parte ci siamo noi, il cosiddetto Occidente, e dall'altra ci sono queste potenze neoimperiali che molto spesso sono figlie o di un trauma o di una rivalsa. Io che ho vissuto in Turchia per 8 anni, se mi metto a parlare adesso del 1000, cioè se voi fermate un turco per strada e gli chiedete cosa è successo il 29 maggio del 1453, lui ti racconta vita, morte e miracoli della caduta di Costantinopoli. Provate a farlo nel centro di Milano sotto Natale, fermate 10 persone a vostra scelta, vedrete quanti conoscono questa data. Se la conoscono due persone, abbiamo già fatto dingo. Questo per dire cosa? Che molto spesso c'è una percezione della storia diversa. Ci sono pagine storiche che per noi sono serenamente chiuse, e permettetemi di dirlo perché mi pare doveroso, se per noi italiani sono serenamente chiuse perché c'è una cosa chiamata Unione Europea della quale facciamo parte, che ci ha garantito comunque decenni di pace, per gli altri non lo sono. Il problema è che tra questi altri ci sono paesi, diciamo, poco pacificati e tendenzialmente assertivi, chiamiamoli così. Quindi ci sono la Turchia, c'è la Russia, c'è la Cina, c'è l'Iran, c'è l'Arabia Saudita, c'è la Corea del Nord, in maniera diversa c'è anche l'India. È un mondo multipolare dove questi paesi non hanno nulla a che vedere tra di loro, anzi molto spesso non si sopportano nemmeno, perché Erdogan e Putin, che fanno tanto gli alleati anche a livello a pelle, non si possono vedere, soprattutto ultimamente. Però hanno un denominatore comune, che è il nemico, e quel nemico per disgrazia siamo noi. E quindi la guerra contro l'Ucraina, che molti pensano sia una specie di conflitto regionale storico non risolto, dove l'Ucraina si considera uno Stato e la Russia convinta invece ad andarsi a riprendere il giardino di casa, detto in maniera molto semplice, è in realtà uno scontro di valori tra un paese legalmente riconosciuto dalla comunità internazionale, che è stato invaso in barba a tutte le leggi del diritto internazionale, che aveva attuato un determinato percorso, con tutti i limiti che questo percorso può avere, lungi da me fare la difesa d'ufficio del sistema politico ucraino, però il presidente Zelensky è stato eletto con oltre il 70% di voti. Io non so come siano le elezioni in Ucraina, ma ho visto come sono quelle in Russia. E diciamo che, come dire, non basta andare a votare per dire che in quel paese c'è una democrazia. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che è uno scontro di valori tra una società che porta avanti comunque valori nei quali si dovrebbe teoricamente riconoscere, e invece un'altra parte di mondo che vorrebbe un downgrade delle democrazie occidentali. Una cosa che mi ha colpito e che ho messo anche nel libro è stata un'intervista a Surkov. Surkov è stato uno dei principali advisor di Vladimir Putin fino a quando non ha perso il lavoro, se non mi ricordo male, nel 2018, e Surkov in un'intervista del 2020 dice: un domani tutti saranno costretti a riconoscere che il putinismo è il metodo di governo migliore. E quindi
giustamente Don Stefano parlava dei populismi anche in Europa, ecco, quanta voglia di uomo forte al comando c'è molto spesso nelle nostre società, perché sembra che con l'uomo forte al comando vada tutto bene, e io invece, perdonatemi, ma di due uomini forti al comando mi occupo, quindi non tutti, non posso, però ecco, non va tutto bene né in Turchia né in Russia, e non solo dal punto di vista dei diritti umani. Quindi ecco, vale la pena, secondo me, riflettere su una cosa. Noi siamo abituati a dire quello che vogliamo, ci mancherebbe altro. Non pensiamo mai, perché non ci viene in mente, che quello che per noi è un diritto inalienabile, quindi la libertà di informazione, la libertà di espressione, per i russi è un ventre molle in cui colpire. Cioè il ragionamento che fanno i russi è: intanto da loro si può dire tutto, andiamo a dare anche la nostra versione dei fatti, che però molto spesso è il punto di vista di Mosca, e la disgrazia è che a volte questo punto di vista è una realtà completamente ribaltata dei fatti. Grazie. Straordinariamente interessante anche questo intervento. Allora, adesso faccio una domanda specifica a Don Stefano, ci risponde anche 10 minuti massimo, anche se il tema è complesso, e poi apriamo il dibattito, perché comunque per le 11 chiudiamo assolutamente. E quindi abbiamo ancora tre quarti d'ora, c'è comunque una comunicazione che poi ci deve fare Filippo, quindi abbiamo comunque apriremo il dibattito, nel senso che potrete fare domande anche voi. Io comunque qualcuna delle domande che c'erano state segnalate già in precedenza le rivolgerò. La domanda, invece, il tema che volevo porre a Don Stefano adesso è la Chiesa. Cioè, stamattina ho sentito una notizia che Zelensky avrebbe letto dei commenti sulla notizia che Zelensky avrebbe, non l'ho verificata, avrebbe, diciamo, messo dei limiti, delle costrizioni alla Chiesa ortodossa ucraina. Mi sono affrettato a chiarire a quelli con cui stavo interloquendo su Facebook che la Chiesa ortodossa ucraina oggi come oggi è divisa in due, c'è una Chiesa ortodossa che autocefala, no? Giusto? Però poi adesso ce lo spieghi meglio, e una chiesa che invece è rimasta fedele al patriarcato di Mosca, e probabilmente è questa che è soggetta a un'attenzionalità in questo momento da parte del governo ucraino. Chiaramente sono in guerra. La domanda è: noi abbiamo letto, abbiamo sentito, abbiamo visto il patriarca Kirill, che comunque è una grande autorità spirituale, almeno per il ruolo che ha, è una grande autorità spirituale mondiale, dire delle cose veramente inconcepibili, cioè giustificare l'aggressione militare, fare della retorica patriottarda che neanche negli anni della prima guerra mondiale in Italia si è mai sentita. Cioè il Papa di allora, Benedetto XV, chiamò la prima guerra mondiale l'inutile strage. Ecco, questa autorità spirituale ortodossa invece giustifica a tutti gli effetti l'uso della forza anche quando non necessario e non per difendersi. Io non riesco veramente a concepire dal punto di vista proprio del catechismo una roba del genere. E quindi ti chiedo se ci descrivi brevissimamente com'è la situazione della Chiesa in Russia e questi conflitti che ci sono, e come questa ideologia, diciamo, neonazionalista si sposa con la spiritualità ortodossa, se si sposa. Sì, anzitutto giusto per dare un aneddoto, qualche aneddoto
Kirill era l'esponente del patriarcato di Mosca più favorevole agli occidentali quando era più giovane. Io studiavo a Roma negli anni '80, lui veniva a Roma quasi tutti gli anni e si fermava a dormire al Collegio Russico. Io gli facevo da autista. Pensate che lui ha un altro paio di metropoliti, tra cui quello che è diventato patriarca prima di lui, Alexi. Una sera dissero: vogliamo andare a bere una birra. Io mi sono portato questi tre metropoliti, hanno messo il parbone nel maglione, in via Merulana, e siamo fatti una serata di birra in via Merulana. Per dire cosa è successo, perché cosa è diventato. In realtà è tutta anche qui una lunga storia. Precisiamo allora, in Ucraina esistono tanti tipi di ortodossia. Quella autocefala è quella sostenuta dal governo di Kiev, è una parte minoritaria degli ortodossi in Ucraina, sono, diciamo, in Ucraina sono 46-47 milioni di persone, però sono 30 milioni di ortodossi, dei quali 5-6 milioni sono gli ortodossi autocefali, il doppio, 10-12 milioni, sono gli ortodossi del patriarcato di Mosca. In più ci sono anche i greco-cattolici, che sono ortodossi che anticamente si sono riuniti con Roma, ma sono uguali agli ortodossi, e sono anche loro 3 milioni. E poi ci sono anche i cosiddetti uniati. Gli ortodossi del patriarcato di Mosca hanno contestato la Russia per l'invasione e anche lo stesso patriarca che la sostiene, quindi hanno dichiarato a giugno la loro indipendenza, quindi sono ex patriarcali. Quindi c'è una disautocefala, perché si chiama così perché gli è stata data l'indipendenza, cioè l'autocefalia direttamente dal patriarca di Costantinopoli, e una chiesa che era del patriarcato di Mosca che si autoproclama indipendente, ma non si mettono insieme tra di loro perché ci sono rancori, remore secolari. E nelle chiese, nelle diocesi dell'ex patriarcato di Mosca, dipende, qualche prete è più a favore di Putin, qualcuno meno, quindi se ne trovano un po' di tutti i colori. Per precisare meglio dovrei stare qui mezz'ora. Diciamo che ogni famiglia ucraina ha dentro tutte le anime, perché magari il papà è greco cattolico, la mamma è del patriarcato di Mosca, il figlio va alla chiesa dell'autocefala, quindi gli ucraini a volte non sanno neanche loro a che chiesa appartengono, no? Ma c'è alle spalle di questo il problema appunto dell'identità del patriarcato di Mosca, al di là del singolo personaggio Kirill, che appunto conosco bene e potrei parlare a lungo, perché il patriarcato di Mosca è un fatto strano. I patriarcati per noi è un termine che non conosciamo bene a livello di nostra tradizione, o lo consideriamo un termine puramente onorifico. Noi abbiamo il patriarca di Venezia, per esempio, il patriarca di Aquileia, ma che non cambia la loro gestione come vescovi, come cardinali, come... Mentre anticamente i patriarcati erano dei centri apostolici universali, erano cinque: Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme. Cinque mondi dell'Oriente, del Nord, del Sud e l'unico dell'Occidente, che era il patriarcato di Roma, che noi chiamiamo il papato. Era la suddivisione del mondo antico, cristiano. Era chiamata la pentarchia, cioè quello che era stato generato dalla chiesa originaria. Nel 1589 salta fuori sto patriarcato di Mosca, e non in senso onorifico, ma nel senso proprio che voleva diventare come i patriarcati antichi, proprio per quello a cui abbiamo già più volte accennato, cioè era crollato il mondo ortodosso nell'invasione ottomana, e allora Mosca diceva: noi dobbiamo assumere tutta questa realtà, cioè loro volevano fare il patriarcato della Chiesa universale. Quindi quando si tratta di nazionalismo ortodosso, bisognerebbe piuttosto dire universalismo ortodosso,
o imperialismo ortodosso. Cioè il Papa di Mosca, il patriarca di Mosca vuole fare il Papa, non vuol fare solo il patriarca della sua nazione. Questa è la natura della Chiesa ortodossa. Poi dopo sono venuti fuori i patriarcati nazionali delle altre identità nazionali ortodosse, ma solo nel 1800, quando è finito l'impero ottomano. Anzi, addirittura erano considerati eretici, era un'eresia filetista, che vuol dire nazionalista. Adesso dicono che il filetismo è quello dei russi, ma non è un nazionalismo filetista, è un imperialismo. E questa natura del patriarcato di Mosca è proprio costitutiva della Russia, della sua statualità, tanto che, come ripete sempre il patriarca Kirill, la Chiesa russa, che vuole appunto portare nel mondo la verità della fede, è la struttura che ha costituito lo Stato russo, lo Sudarstvo Ustanovitelnoe. È una teoria che viene dal Medioevo, che la Chiesa è costitutiva dello Stato, non il contrario. Ora, qui mi avrebbe specificare a lungo, ma non abbiamo tempo. Ci sono tre modi di gestire il rapporto tra la Chiesa e lo Stato. Uno è la teocrazia, cioè quando i preti comandano sul governo, come esiste ancora negli stati islamici e come era nel cristianesimo medievale, no? La teoria delle due spade, eccetera. Uno, che poi è quello che abbiamo adottato noi nel mondo moderno, della separazione tra Chiesa e Stato, che ha differenti forme di equilibrio, ma insomma, due cose separate. E la terza è la sinfonia bizantina, in cui lo Stato e la Chiesa non sono una sopra l'altra e non sono separate, ma sono alla pari. Cioè la Chiesa deve dare allo Stato le idee, l'ideologia diremmo, i valori, e lo Stato deve garantire la Chiesa la sua indipendenza, la sua autonomia. Questa sinfonia poi vuol sempre dire che prima comanda uno, poi comanda l'altro. Allora nel 600 i patriarchi comandavano sugli zar, nel 700 lo zar ha abolito il patriarcato. In Unione Sovietica, che era antireligiosa, prima volevano abolire del tutto, poi cosa ha pensato Stalin, che è il vero ispiratore di Putin, perché quello di Putin è un neo-stalinismo. Stalin ha restaurato la Chiesa. Stalin, capo del comunismo ateo, ha restaurato la Chiesa ortodossa, che doveva aiutare la politica dello Stato sovietico. In certe, adesso sarebbe lungo spiegarlo, ma i vescovi e i patriarchi di Stalin erano al servizio della politica dell'Unione Sovietica. Quindi che oggi ci sia una Chiesa che è al servizio della politica putiniana non stupisce. Possiamo dire che il primo decennio del ventennio putiniano era Kirill un po' più sopra, era lui che ispirava, è lui che dava le idee del sovranismo ortodosso. Poi Kirill si è dovuto sottomettere quando Putin ha portato questa teoria all'esasperazione e alla rivincita della Russia militare. Per cui nel rapporto fra Chiesa e Stato oggi il patriarca è al servizio di Putin. Se anche volesse dire qualcosa di diverso non lo potrebbe fare, ma non lo vuole fare, perché lui prima, da giovane vescovo, andava in giro per il mondo a difendere la lotta per la pace dei sovietici. Poi è stato il primo a sostenere la perestroica di Gorbaciov. Poi si è messo dietro a Yeltsin e sosteneva i cambiamenti di Yeltsin, ma poi ha sostenuto il primo nazionalismo sotto Yeltsin, quello dei comunisti, il nuovo partito comunista rimesso in piedi nel 95, è stato sostenuto dalla Chiesa ortodossa eroicamente contro l'invasione dell'Occidente, perché nel 96 Yeltsin fu rieletto solo grazie all'intromissione, all'influenza americana in Russia. Quello che i russi non si fanno problemi a fare tutte quelle ingerenze di cui parlava Marta, che loro le hanno subite negli anni 90. E adesso poi si mette a fare, se deve inventarsi, sta rileggendo tutta la storia russa, i santi, Alexander Nevsky, Sergi di Radonezh, pensate che ha arruolato perfino la Santissima Trinità. Sì, perché
al tempo in cui il famoso pittore Andrei Rubliov dipinse la più famosa icona della storia, la Trinità di Rubliov, era il tempo in cui la Russia risorgeva sconfiggendo nelle battaglie i tartari con la benedizione dei monaci di San Sergio di Radonezh, il maestro di Rubliov, per cui per festeggiare Sergio di Radonezh sono andati a riprendere dal museo l'icona dell'inizio del 400 e a sbandierarla in giro per dire questa è la vera Russia, questa è la motivazione anche della nostra guerra. E infatti tutti i curatori del museo della Tretiakov poi hanno detto basta, adesso facciamo 20 anni di restauro, non la facciamo vedere più a nessuno. Grazie. È veramente un mondo complesso e profondamente, anche sotto il profilo diciamo della fede religiosa, anche se ci sono tante somiglianze, però anche ci sono, come abbiamo sentito, tantissime differenze. Vorrei solo ricordare che è la retorica che noi avevamo detto delle crociate, uguale. Perché secondo voi in tutte le nostre chiese a mezzogiorno si suona l'Angelus per ricordare la vittoria della battaglia di Lepanto del 1571, esattamente negli anni in cui sorgeva il patriarcato di Mosca contro i Saraceni. Credo che il mondo cattolico latino abbia fatto un percorso da allora. Speriamo. Diciamo che non sento papi nell'epoca moderna che abbiano giustificato la guerra. Ecco, sinceramente non li sento. Mentre purtroppo dall'altra parte li ho sentiti e questo fa male. Allora, adesso, questo è il microfono, io penso che di spunti ce ne abbiate forniti veramente una quintalata, quindi di domande ce ne possono essere tante. Per rompere il ghiaccio posso cominciare da una di quelle che avevo raccolto. Tra l'altro c'è il povero Bartolomeo, che è il patriarca ecumenico di Costantinopoli, che non sa veramente più da che parte girarsi, perché il patriarcato di Mosca è da anni che gli vuol far la pelle, letteralmente parlando, perché il patriarca di Costantinopoli ha un primato morale, cioè primus inter pares, e quindi è lui che in qualche modo dirige, cioè ormai è eretico anche lui, tra l'altro è anche un grande amico di Papa Francesco, quindi insomma ho come la vaga impressione che sulla guerra la mette dallo stesso modo, e quindi insomma sì, è un mondo complesso. Prego. Vuole che parli al microfono? Parli forte, magari ci parli forte. Faccio la palletta. Bravo. Un bel ruolo. Bisogna mettere lo suono. Si spegne facilmente. Adesso sì. Ma io sono veramente basito, ma ripeto comunque complimenti, che forse tutti noi dobbiamo pensare che c'è il centro, che si chiama Bergamaschi e che ha delle idee che questo supera comunque qualsiasi livello i dibattiti che ho assistito negli ultimi mesi. Insomma. Io mi presento, mi chiamo Alberto Gavicchiola, faccio anche professore, però mi sono incontrato su moltissimi degli spunti, diciamo che conoscevo più il libro di Marco Taviani, perché comunque seguivo anche alcuni dei suoi percorsi in Turchia. Sono rimasto basito veramente dall'intervento di Don Caprio. Io tra l'altro gli porto i saluti di due suoi amici vecchi, che sono Elena Corti e Mario Corti, che con Russia Cristiana avevano creato qualche cosa ai tempi, ma probabilmente si svolgeva il dibattito. Stavo messaggiando lei nella corte, mi dice me lo saluti molto, eccetera, eccetera. Perché questi signori hanno fatto la storia nel momento in cui in Russia non c'era quasi nessuno
Mario Corti era il traduttore dell'Olivetti e della Fiat che doveva fare le macchine a Togliatti Grad, e pochissime persone facevano la differenza. A un certo punto Mario Corti si era agitato un po' troppo con Solgenizia e con tutti i dissidenti, gli hanno detto: ascoltami, guarda che devi lasciare domani mattina il paese, e la moglie con quattro figli ha dovuto restare a Mosca. Beh, lui ha portato in Occidente metà dei manoscritti di Solgenizia. Benissimo. Se cominciamo a parlare di queste cose, credo che le 11 le saltiamo di gran lunga. Vorrei solo fare... Mi concentro sulla trilogia, ma poi dopo farei qualche... Cioè, devo dire che questo dibattito è veramente più ricco che ho sentito, perché il materiale che c'è qui mi ha creato delle combinazioni che mi mancavano. Io mi occupo di industria e forse un po' lo sa Lucio, no? Mi occupo di industria in Medio Oriente, in India, e mi stavo occupando molto di industria russa. Attualmente mi occupo molto della più grande industria dell'Ucraina, quella che per dire è proprietaria di quella famosa acciaieria che si chiama Azovstal. E il 30 marzo noi abbiamo fatto un collegamento grazie a una serie di persone, era un progetto industriale che abbiamo fatto con Confindustria, ci siamo collegati il 30 marzo con il direttore dell'acciaieria sotto le bombe, c'erano 40 persone collegate in quel momento in diretta, e io c'ho ancora il magone pensando adesso, quando Enver Sikhisvili ci ha raccontato cosa stava succedendo a Mariupol in quel momento. Io che credo che tra le cose ho organizzato 400 convegni, questo è stato il convegno che mi ha veramente cambiato la prospettiva. Dopodiché credo che stasera ci siamo resi conto che il materiale è tantissimo, ma abbiamo capito cosa c'è da fare. Io non credo che sia così semplice capire cosa c'è da fare nel prossimo periodo, perché anche lo stesso padre Romano Scalfi 50 anni fa, anche coloro che seguivano il percorso dei dissidenti. Io ho conosciuto decine di dissidenti, perché noi come casa editrice Spirali ne abbiamo pubblicati una quarantina. Personalmente ne ho conosciuti tantissimi. Ma dico, all'epoca sembrava tutto qualcosa acqua passata. Beh, parliamo dei dissidenti, ma comunque ormai si parla di qualcosa di passato. Ma voi, saresti immaginato che nel 2022 una serie di dibattiti in televisione, nelle località, dovevano parlare di un attacco di uno Stato sovrano contro un altro Stato sovrano? Beh, è una cosa inimmaginabile. Lucio. Alberto, provo a sintetizzare e a tradurre in domanda il tuo intervento, che è comunque molto interessante. Cioè, ma lo 0,5% di quello che volevo dire. Sì, mi rendo conto. Però dobbiamo stare nei tempi e anche per parlare altri. Prova a decrittare la domanda, a tradurre in domanda: qual è l'atteggiamento che dovremmo assumere, voi che conoscete la situazione, che conoscete la mentalità russa, che conoscete il sistema di potere che c'è intorno a Putin? Qual è l'atteggiamento più corretto, più efficace che l'Occidente dovrebbe assumere nei confronti della situazione? Che cosa dovremmo fare? Capisco che è una domandona, però... Ti passo alle 11. Ma allora, io... adesso lo spiego, scusatemi, ma per la prossima volta faccio un corso. Sì. No, si sente. Dai. Ok, allora io temo, poi se Don Caprio ha un'altra visione più irenica e ottimista sono felice, però temo che questa Russia sia persa, nel senso che Putin purtroppo non se ne andrà dopo questa guerra, cioè tutti sono convinti che Putin prima o poi cada, ma non è detto che Putin perda davvero il potere. E soprattutto anche in grazia della riforma dell'istruzione scellerata che ha fatto di recente,
purtroppo la Russia crescerà generazioni di giovani sempre più nazionaliste, sempre più con questo afflato neoimperiale viziato da sovietismo, questa sorta di ibrido terrificante che è l'ideologia putinista. E io poi, tra le altre cose, lo dico con un grandissimo dispiacere personale, perché io adoro la Russia, avrei pensato che io teoricamente l'anno scorso in estate avrei dovuto, quest'anno scusatemi in estate, avrei dovuto fare un corso di intensivo di russo a Mosca. Evidentemente i miei programmi hanno subito un brusco cambiamento per ovvi motivi, però io spero di poterci tornare presto, spero che mi ci facciano rientrare, e non è assolutamente automatica appunto questa cosa. Però quello che mi preoccupa è che io non so cosa si debba fare con la Russia, però so che questa Russia rimarrà un problema per se stessa, perché comunque è un paese che in questo momento ha delle difficoltà economiche terrificanti. Quando i miei amici da Mosca mi dicevano che adesso a Mosca c'è il mercato nero per comprare gli antibiotici a largo spettro, è chiaro che questo è un paese che sarà sempre più incancrenito, sempre più rabbioso nei confronti dell'Occidente. Però ai russi andrebbe chiesto anche perché non sono stati in grado di sviluppare un'industria farmaceutica locale che gli permettesse almeno di prodursi da soli i farmaci di base, evidentemente. E quindi anche per, a causa di quell'apatia di cui parlavo prima, quando tu non ti interessi a quello che ti gira attorno, chiaramente ti accontenti, senza avere una visione critica, di quello che ti dicono. E in Russia in questo momento non c'è nemmeno la propaganda, c'è il lavaggio del cervello. Io non parlo il russo bene come Don Caprio, ma nei giorni in cui ero a Mosca accendevo la televisione e ho esterefatta, perché veramente era un bombardamento continuo H24, 7 su 7. E se Putin ha voluto fare questa riforma dell'istruzione anche per un motivo ben preciso, perché in Russia adesso c'è una spaccatura generazionale molto importante tra gli under 30, chiamiamoli così, e i russi più vecchi di 30 anni. È proprio un modo diverso di vedere il paese. Putin probabilmente ha capito che anche a causa di una guerra scellerata come quella in cui ha deciso di impegnarsi, questo paese gli sta sfuggendo di mano. Il problema qual è? Il problema è che comunque, adesso io non voglio, io faccio la giornalista, non faccio il politico, ma quello che è stato fatto all'Ucraina è qualcosa di gravissimo. E ci vuole comunque una pace che sia una pace giusta, cioè che dia, che dove gli ucraini non debbano rinunciare a nulla. Posto che sia nel caso in cui si segua una linea di indulgenza, sia nel caso in cui si segua una linea più severa, io non vorrei essere troppo pessimista, ma noi sentiremo ancora parlare di conflitto tra Russia e Ucraina, vuoi in maniera convenzionale, speriamo di no, ma in maniera non lineare sì. Per Zelensky il brutto viene dopo, perché adesso ha tutti gli aiuti internazionali e i risultati puntati su di sé. Ma quando i riflettori squadrini puntati su di sé, ma quando questa guerra sarà finita, lui avrà un paese ridotto allo stremo, ridotto a un cumulo di macerie da rimettere in piedi, con una buona dose di corruzione che caratterizza il sistema economico ucraino, e su questo Ucraina e Russia si somigliano tantissimo come su tanti altri aspetti. Beh, chi vi dice che non possa essere operato da Mosca un colpo di Stato che piazzi su una persona più vicina a Mosca? Cioè il problema è proprio questo, è che l'Ucraina è un fiume carsico destinato a tornare in superficie periodicamente. L'altro giorno c'è stato il 90° anniversario dell'Holodomor e anche lì fu una grande carestia, ufficialmente perseguita con motivi politici, ma praticamente fu un tentativo di genocidio sostanzialmente, di eliminazione del popolo ucraino, come lo è il bombardamento a tappeto su tutta l'Ucraina, soprattutto sulla capitale Kiev di questi giorni. E però io ho capito l'essere realisti, concedere a Putin una via d'uscita, non umiliare l'avversario, abbiamo ricordato prima cosa succede quando l'avversario viene umiliato. Però è chiaro che la Russia ha condotto questa guerra in un modo che sfida i nostri valori di riferimento, i bambini deportati, le donne stuprate, tutto quello che è stato fatto, che sono cose irripetibili, avete letto sui giornali, quindi io, se posso evitare di ripetervelo, sono contenta. Noi come esseri umani e come persone che vengono dal cosiddetto Occidente, come ci poniamo davanti a queste cose? Abbiamo scelto come mediatore
abbiamo fatto fare il mediatore a uno che, oltre a essere un dittatore tanto quanto Putin, quanto ha diritti fondamentali nei confronti delle minoranze religiose, nei confronti della libertà di stampa, nei confronti delle minoranze etniche, davvero non ha niente da insegnare. Mi riferisco ovviamente al signor Recep Tayyip Erdogan. Cioè, quando diciamo trattiamo, dobbiamo anche pensare con chi stiamo trattando. E adesso sono problemi grossi, per carità, ma se non si fosse fatto uccidere nel bunker, cioè io non so, allora dovevamo trattare anche con la Germania di Hitler, per essere realisti. Sono chiaramente interrogativi grossi. Io come giornalista non sono neanche tenuto a darvi la mia lettura, teoricamente dovrei mantenere la giusta distanza, però come essere umano chiaramente due domande me le faccio. E non vorrei essere nei panni di chi deve ovviamente prendere delle decisioni che avranno delle conseguenze poi sull'ordine mondiale. Aggiungo, questa possibile mediazione che in questi giorni di cui si è parlato del Papa, secondo te è una cosa realistica o è un ballon de sé che lanciano lì? Ma le mediazioni credo che contino abbastanza poco, più che le mediazioni adesso contano le idee, assolutamente giusto quello che diceva Marta, adesso bisogna trovare un sistema per chiudere la fase drammatica della guerra, che non sarà facile. E in questa cosa il Papa non può fare niente, alla fine quelli che possono fare qualcosa neanche Erdogan, sono solo Biden e Xi Jinping. Da quando Xi Jinping ha detto non vogliamo le armi nucleari, i russi hanno smesso di parlare di bombe nucleari. 10 giorni non c'è più un accenno. Perché la Russia è morta. La Russia ha voluto affermare la sua contrarietà alla globalizzazione distruggendo se stessa. Ha distrutto anche l'Ucraina, ha però dato all'Ucraina, sì è vero che può tentare di mettere un filo russo in Ucraina, ma l'Ucraina adesso ha una coscienza nazionale, che non ha mai avuto veramente, che è una terra molto mista, ha una coscienza nazionale, l'appartenenza all'Occidente, alla NATO, all'Europa, e deve essere ricostruita. Il problema dell'Ucraina è ricostruire tutte le città distrutte, con l'aiuto dell'Occidente. La via è quella, poi ci riusciranno, non si sa. Mi permette di dire, ha anche 11.000 martiri. Sì, sì. Mentre la Russia è morta, non distrutta, ma è morta spiritualmente, perché poi 1.000.000 se ne sono scappati per non essere mobilitati. La gente non sa proprio cosa dire di fronte alla repressione di ogni pensiero. Poi tutto questo consenso a Putin è finto. Putin aveva l'80% quando si è preso la Crimea, ha detto la Crimea è nostra, un momento di entusiasmo, 18 marzo 2014, data sacra ogni anno, 18 marzo dovranno fare la festa. Allora, l'anno dopo, 18 marzo 2015, ancora si è riuscito a fare un po' di festa. Già il terzo anno dovevano pagare la gente perché andasse alla Lomonosov per fare la festa, non ci vuole andare più nessuno. Putin continua a rilanciare, ha continuato a rilanciare, anche in altri modi, abbiamo fatto il campionato del mondo del 2018, no? Noi come questo di adesso, anche allora non c'eravamo, quindi non ci siamo preoccupati, ma lui ha aperto i campionati del mondo dicendo tutto il mondo viene a vedere l'identità russa, la samobytnost, termine degli slavofili. E durante i campionati del mondo c'è stata la crisi delle pensioni, per cui proteste contro Putin, poi le proteste di Navalny, cioè il popolo russo non è scemo, sa che non può ribellarsi, sa che è meglio scappare, però non è così convintamente entusiasta di Putin. Quindi potrebbe succedere di tutto, non tanto il colpo di Stato, perché in Russia non ha molto senso. E se ci fosse un colpo di Stato a Cremlino, chi sostituirebbe Putin sarebbe peggio di Putin, quasi certamente. Ma potrebbe cambiare il sentimento comune, davvero. E il vero problema, in realtà, poi non è neanche il consenso popolare
ma è, come già è stato accennato, la disgregazione multietnica. Potrebbero staccarsi i tatari, i ceceni, i buriati, i ciuvasci. Ci sono tantissimi popoli in Russia che non si sentono più, e anche questo è un problema, non si sentono più uniti veramente. Anche in Siberia c'è una crescente identità. L'Estremo Oriente, eccetera, eccetera. Quindi potremmo vederne delle belle. Ma il problema è nostro. Cioè, questi problemi della Russia e dell'Ucraina, ma santo cielo, un anno fa, chi di voi sapeva dove cavolo stava l'Ucraina sulla carta geografica? E quali città ci fossero oltre a Kiev? Adesso tutti che parliamo di Mariupol, di Bucha, di Kherson, di Kharkov, ma un anno fa nessuno in Occidente sapeva che esistevano questi paesi. E adesso ne abbiamo fatto una bandiera. Non dobbiamo essere così superficiali, ci dobbiamo chiedere cosa sappiamo noi di quel mondo e cosa questo dice a noi. Se quelli difendono delle identità in modo grottesco, dicendo che noi facciamo la guerra contro i valori degradati dell'Occidente, come gli rispondiamo noi? Se il patriarca di Mosca ci viene a dire noi dobbiamo fare la guerra, sennò voi ci obbligate a fare le parate gay, voi come gli rispondete? Come facciamo noi ad affermare il valore della famiglia o il valore del rispetto delle minoranze, delle diversità? Quali sono le motivazioni? Le motivazioni da parte religiosa, da parte ideologica, da destra, da sinistra? Cioè, dobbiamo costruire l'Italia, non la Russia. Dobbiamo costruire l'Europa. Quello sarebbe il vero mediatore. Il mediatore naturale nella guerra tra Russia e Ucraina è l'Europa. E infatti Erdogan ne approfitta per fare l'europeo, poi quando vuole fa anche l'asiatico. In fondo si no. Fa sempre i fatti suoi. Sì, ma adesso no. Sta diventando come se fosse il capo dell'Europa, perché i tedeschi sono stati filorussi e noi siamo mezzi filorussi, i francesi non sanno che fare, ma noi l'Europa la intendiamo come un mondo di valori o solo come una cosa che se ne frega? Queste sono le cose che dobbiamo fare. Ecco, quest'ultima riflessione di Don Stefano mi sembra che ci apra veramente delle domande dentro di noi, che poi era lo scopo di questa serata. Per cui sono le 22:50, quindi c'erano anche tante altre belle domande, ma riusciamo a esaurirle tutte la prossima volta. Allora, due minuti a Marco Banfi per i ringraziamenti e due minuti a Filippo per una comunicazione importante. Sì, anche senza microfono. No, mi sembra che, questo è parere mio personalissimo, che la conclusione di Don Stefano sia la risposta a quello che noi abbiamo voluto dare come senso della serata, cioè una convivenza tra Ucraina e Russia è possibile, e mi pare che la risposta metta in primo piano le nostre responsabilità, e quindi una convivenza è possibile a condizione che noi ci interroghiamo sulla nostra identità. Credo che questo ce lo possiamo portare a casa come argomento di riflessione per la serata. Quindi a conclusione volevo semplicemente dirvi due cose, oltre che ringraziare i nostri oratori, credo che possiamo dedicargli un bel applauso. Non vi rubo altro tempo se non per dirvi tre cose. La prima, noi siamo del Circolo Culturale della Bussola, cerchiamo di fare iniziative che provochino la riflessione, che ci facciano portare a casa dei lavori, in modo che la nostra testa non si abitui solamente a riposare sulle solite idee dei talk show, piuttosto che dei programmi televisivi.
una serata passata a discutere con amici spesse volte vale molto di più che non una serata tranquilla davanti al televisore. Quindi incontri come questi continueremo a proporne, ne abbiamo ancora già in programma, ricominceremo con quelli che sono alcuni nostri fil rouge, prendiamo dei personaggi famosi della storia e cerchiamo di farli parlare non tanto per quello che volevano dire ai personaggi della loro epoca, ma quello che ancora hanno da dire a noi. Abbiamo in programma un incontro sui Saint-Exupéry e un altro che faremo su Manzoni. Quindi vi invitiamo a tenere sotto controllo quello che è il nostro sito, quindi lo trovate su La Bussola Saronno. Se volete essere informati è sufficiente che qui fuori lasciate il vostro indirizzo email e noi provvederemo a tenervi informati della cosa. Con la massima, per finire, con la massima libertà possibile, se volete darci una mano a contribuire con un'offerta all'uscita, ripeto, con la massima libertà. Vi ringrazio. Grazie. E poi ci salutiamo. Ringrazio gli amici della Bussola con i quali ci troviamo regolarmente e si era pensato ad una serata che bella era nelle intenzioni e molto bella è risultata questa sera. Vi chiedo un attimo di attenzione al fatto che all'uscita trovate qui esco completamente dal tema, trovate un calendario per il prossimo anno che è completamente made in carcere, nel senso che la cooperativa La Valle di Ezechiele, di cui mi occupo da un bel po' di tempo, insieme a dei personaggi cosiddetti VIP che hanno avuto il permesso di entrare in carcere, hanno scattato fotografie all'esito di una scuola di fotografia. La nostra cooperativa è un unicum, almeno nella regione Lombardia, perché noi non aiutiamo i carcerati dentro nel carcere, noi non aiutiamo i carcerati dopo, quando sono usciti dal carcere. Noi aiutiamo i carcerati nell'ultima fase del loro percorso di sconto della pena e quindi hanno la possibilità di uscire, di lavorare in una struttura esterna a Fagnano Lona, e noi ci rivolgiamo principalmente a Busto Arsizio e a Bollate come case di circondariale di reclusione. Escono, hanno la possibilità di lavorare, fanno un percorso e poi vengono introdotti nel mondo del lavoro, ma non come una cosa improvvisata da loro, autogestita, ma semplicemente perché hanno fatto un percorso e quindi gli imprenditori conoscono noi cooperativi. E questo crediamo che debba essere un'esperienza che per il futuro, perché solo così si riesce a contraddire quel 70% di carcerati che escono e che si ritrovano a recidivare, a ripetere quello che è stato. Siamo arrivati a 2 anni di vita, 10 persone sono uscite, 10 persone sono entrate a lavorare in fonderie, cartiere, panifici, eccetera, che cosa? Introdotti da noi sono 10 persone che ci hanno dato una garanzia minima di non ritornare a delinquere. Siamo stati inaugurati dalla ministra Cartabia e il 13 di dicembre terremo una conferenza stampa alla Camera dei Deputati per presentare l'iniziativa. Quindi, questa iniziativa, che è nata con il sostegno del cappellano del carcere principalmente,
è in via di espansione. Te lo segnalo perché se vi interessa prendere un nostro calendario, sapete che andate a sostenere questo tipo di... Vi ha raccontato una realtà che vi assicuro è commovente nella sua semplicità, perché aiutare le persone a non ritornare in carcere nella sua semplicità è una cosa grandiosa, grandiosa, e loro ci riescono, quindi se potete aiutare fate una cosa bella. Vi ricordo i due libri di Marta che vi assicuro sono una lettura veramente istruttiva. L'ho già letto, tutto qui lo comincerò a leggere. E quindi vi ringrazio ancora, facciamo magari una foto.